Il ministro dei trasporti e vice premier Matteo Salvini mostra orgoglioso il modellino del ponte sullo stretto di Messina durante un'intervista da Bruno Vespa a 5 minuti in onda ieri sera su Rai 1, con la promessa di mettere la prima pietra entro 2 anni. Il leader della Lega ha assicurato che dall'inizio della costruzione, che prevediamo partirà nell'estate 2024, ci vorranno 5 anni. Gli italiani hanno già pagato un sacco. Perché farlo? Perché a ponte fatto e ad alta velocità completata, da Palermo a Roma ci vorranno 5 ore e mezzo. 100.000 posti di lavoro veri nell'arco di 5 anni, un risparmio ambientale unico al mondo con 140.000 tonnellate di CO2 che non saranno emesse nell'aria. Il canale di Sicilia sarà completamente ripulito con un risparmio di tempo, soldi e salute. Sarà un gioiello dell'ingegneria italiana nel mondo. Il decreto, approvato giovedì scorso in Consiglio dei Ministri, ha riavviato i lavori per l'opera che collegherà la Sicilia con la Calabria. Si ricomincia dal progetto predefinito del 2011, che prevedeva la costruzione del ponte sospeso strallato più lungo al mondo. Il costo complessivo dell'infrastruttura è di 7 miliardi e il giornalista e conduttore gli ha domandato dove verranno presi questi soldi. Innanzitutto costa meno di un anno di reddito di cittadinanza ed è un'opera che rimane per anni, anni e anni. I soldi li prende lo Stato e se dei privati vorranno dare una mano saranno i benvenuti. In verità il plastico che Salvini ha portato in studio non è nuovo, ma è lo stesso che ha già mostrato in occasione del vertice con i presidenti della Sicilia e della Calabria, Renato Schifani e Roberto Occhiuto, che si è tenuto appunto pochi giorni fa.